Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, Siamo in intanto famiglia. siamo in famiglia, infatti mi sento molto a mio agio perché intanto, a prescindere insomma dall'età anagrafica che ci avvicina Avvicina. moltissimo, sono molto contento e ringrazio gli organizzatori di avermi invitato in questo ciclo di incontri di Laboratori dal Basso, non fosse altro perché ha pensato a me in qualità di docente. Infatti firmare le carte come docente è un po' una parola grossa. In realtà io sono insomma neanche un esperto, una persona che prima di qualche altro magari ha fatto esperienza di qualcosa di nuovo qui in Puglia e nella fattispecie nella redazione di queste che si chiamano mappe di comunità. Ho iniziato durante l'università, in particolare nella redazione della mia tesi di laurea, la quale prevedeva la dimostrazione che uno strumento simile, questa mappa di comunità, poteva essere utile anche nelle letture e nelle analisi di contesto che hanno a che vedere con l'urbanistica, quindi con la pianificazione territoriale. Il mio professore di tesi è il professor Alberto Magnaghi, che è stato ed è ancora il coordinatore scientifico del piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia. Perché, siccome queste esperienze di mappe di comunità ne avevamo avuto contezza, ne avevamo avuto informazione, abbiamo voluto sperimentare proprio materialmente qui in Puglia una di queste esperienze, appunto per dimostrare l'efficacia di questo strumento. L'occasione giusta è venuta quando? Ora scorro un attimino, io mi sono preparato delle slide, però insomma vado un pochettino a salti, così come vanno i nostri ragionamenti. L'occasione giusta si è presentata quando appunto il mio professore di tesi è stato convocato dalla Regione Puglia per la redazione del piano paesaggistico territoriale. Il piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia ha voluto sin da subito eliminare quella distanza che c'è tra coloro che decidono, coloro che pianificano, i tecnici e coloro poi che in qualche modo subiscono le scelte. Allora, il piano paesaggistico ha messo in campo tutta una serie di progetti progetti sperimentali, proprio per avere anche dei feedback da parte delle popolazioni residenti, perché ogni cosa si può realizzare soltanto quando hai delle indicazioni, no? Dalle popolazioni, da coloro che vivono nei territori. Pertanto, le mappe di comunità, che erano degli strumenti che stavano sperimentando all'interno di questi contenitori chiamati ecomusei, che magari ne parleremo più tardi, sono stati assorbiti in questa redazione e pertanto dal 2009 ci siamo cimentati nel territorio, prima di tutto quello salentino. E dunque potete trovare alcune indicazioni anche nel sito del piano paesaggistico della Regione Puglia, un dossier molto dettagliato che descrive appunto le cose che vi dirò oggi pomeriggio, insomma, tutto un iter per arrivare alla costruzione della mappa. La cosa interessante, allora, innanzitutto abbiamo detto c'era l'esigenza da parte della regione di avere un riscontro da parte delle popolazioni. Dobbiamo pensare che qui in questo laboratorio si è parlato molto di mappe, no? Di mappe che alle volte però sono abbastanza fredde, lontane, riescono a scrivere una realtà basata su dati statistici piuttosto che su no, valutazioni, però rimangono sempre distanti. In effetti ci siamo accorti che le mappe, le rappresentazioni, perdono tanta informazione, che sono le informazioni che deriva proprio dal contesto. Dunque la mappa di comunità vuole essere anche un aiuto per i tecnici ad arrivare laddove i libri, i saggi o le analisi non arrivano, quindi una forma di coinvolgimento, di partecipazione che però porta allo studioso, all'esperto, un'informazione che altrimenti non potrebbe raccogliere. Quindi il tentativo è stato anche questo. E quindi queste esperienze di mappe erano già, diciamo, agli albori, facevano i primi passi nei cosiddetti ecomusei, che all'epoca erano 3-4 realtà disseminate sul territorio salentino, più specificatamente, poi insomma si sono sviluppate anche in Valle d'Itria, in Capitanata. Il sistema è raccolto attorno a questo che è chiamato il sistema ecomuseale del Salento, che ad oggi raggruppa più di una decina di realtà
già operative sul territorio. Qui c'è il sito, tra l'altro messo a punto da Andrea, insomma dalla vostra equipe, e che tra l'altro andrebbe un attimino anche rimodulato a breve. Dicevo, le mappe di comunità sono andate di pari passo con l'elaborazione del piano paesaggistico, e quindi ci sono stati più momenti di scambio. Vedete, qui ho messo un paio di locandine proprio per dire che comunque la regione, al di là del piano paesaggistico, ha anche voluto andare oltre e sostenere gli ecomusei fino ad arrivare a una legge regionale, la numero 15 del 2011, con la quale promuove appunto la nascita di questi ecomusei e quindi tutta una serie di valorizzazioni, di coinvolgimenti delle popolazioni residenti. Ovviamente, quando si parla di leggi regionali, si presuppone che ci siano anche, diciamo, dei contributi, no? Come dicevamo prima, tra di noi le esperienze ecomuseali non vanno avanti soltanto con la volontà delle persone che sono coinvolte. Quindi la legge regionale stabilisce che di tanto in tanto vengano messe a disposizione anche dei contributi, delle risorse, perché effettivamente non si può soltanto, no, caricare sulle spalle dei volontari un discorso di tipo ecomuseale. Pertanto, voglio dire, già questo significa portare avanti un certo discorso, e questa la Regione Puglia lo vuol fare nel tempo. Gli ecomusei, per esempio, danno, se si parla di sviluppo, danno anche la possibilità di intercettare diversi finanziamenti. Che, ad esempio, io parlo per la mia esperienza dell'ecomuseo di Neviano, che è quella che porto avanti da più tempo. Beh, con l'ecomuseo di Neviano siamo riusciti a intercettare un finanziamento sempre della Regione Puglia per poter allestire un piccolo museo del territorio, cioè praticamente un centro di interpretazione, un luogo dove si va, si hanno degli input che poi si ritrovano sul territorio diffuso. Quindi altri bandi, si intercettano finanziamenti con del GAL, finanziamenti provinciali. Addirittura uno degli ultimi finanziamenti che siamo riusciti a intercettare è legato alla mobilità sostenibile, sempre a cura dell'assessorato alla mobilità della Regione Puglia, con il quale stiamo attrezzando il territorio di tutta una serie di biciclette, cioè praticamente stiamo raccogliendo però le biciclette dalla comunità, tutte le biciclette magari in disuso, vecchie, le stiamo rimettendo a posto e le stiamo immettendo in un circuito di bike sharing comunitario, dove si coinvolgono i commercianti piuttosto che le associazioni, e su chiamata si possono ricevere biciclette per fare un giro nel paese o nei dintorni, tra l'altro su itinerari stabiliti, no, dai componenti dell'ecomuseo. Quindi c'è una sorta di consigli a percorrere l'ecomuseo, il paesaggio, proprio su sollecitazione della popolazione stessa. E quindi, cioè, vedete che è un movimento che si sviluppa attraverso queste esperienze ecomuseali. E, tra l'altro, lo sviluppo del territorio non può prescindere da un coinvolgimento delle popolazioni. Cioè, se non si apprezza quello che si ha, no, difficilmente, diciamo, possiamo promuovere un territorio. Quindi i primi protagonisti, le prime persone che bisogna coinvolgere sono appunto le persone che vi abitano nel territorio. Questi ecomusei fanno, l'obiettivo dell'ecomuseo è proprio questo, di coinvolgere e di responsabilizzare le popolazioni. Qui vi sono una serie di immagini che vi ho messo anche per farvi capire quanto lavoro c'è dietro, quanta organizzazione e quante possono essere molteplici le uscite di questi ecomusei. Quindi ci sono attività didattiche, quindi confronti con le nuove generazioni, un modo per riconnettere le vecchie e le nuove generazioni. Voi sicuramente avrete avuto modo di conoscere anziani che hanno sempre questo fervore, no, di poter raccontare a qualcuno qualcosa del proprio vissuto, ma che poi si ascrive in una storia collettiva. Per cui in questo modo, se la scuola ti trasferisce soltanto alcune nozioni, l'ecomuseo può, in collaborazione con la scuola, entrare i testimoni del territorio, coloro che hanno memoria del discorso, della storia culturale di un posto, e farli interagire con i bambini.
Questo significa anche, no, responsabilizzare e rendere più consapevoli anche le nuove generazioni all'uso del territorio e la valorizzazione del paesaggio. Si possono fare dei concorsi letterari, piuttosto che finanziare piccole attività editoriali. Questo anche, no, per salvaguardare tutta quella cultura che proviene magari, no, dal dialetto, piuttosto che sulle tradizioni, le tradizioni popolari. Abbiamo organizzato eventi e mostre, recuperando ad esempio attività che erano un po' andate nel dimenticatoio, ad esempio a Neviano, fino all'avvento delle luminarie a energia elettrica, come si allestivano le strade in occasione delle feste patronali, con le canne, con la carta velina e con le lampade, per cui un po' una cosa che fanno anche, se magari conoscete Calimera, un altro posto nel Salento, cioè si addobbavano. Allora abbiamo lanciato l'idea di un concorso che sono ormai 5 anni, sta dando i suoi frutti, quindi ripristiniamo anche vecchie tradizioni che si erano perdute nel tempo. O ad esempio mostre sulla civiltà contadina ed altro. Un momento molto importante di queste piccole esperienze di Ecomuseo sono gli scambi con altre realtà vicine, per cui di tanto in tanto ci ritroviamo con l'Ecomuseo di Tuglie, piuttosto che l'Ecomuseo di Botrugno, o addirittura Ecomusei qui della Valle d'Itria, per poterci conoscere prima di tutto, mettere in rete le esperienze che vengono svolte sul territorio e per poter immaginare anche delle forme di collaborazione. Ad esempio, questo significa anche avere scambi culturali, no, con l'esterno. Le persone poi, c'è anche uno scambio, un flusso, diciamo così, turistico, se vogliamo, no? Quindi le persone si spostano da un posto all'altro anche per conoscere realtà diverse. Un'altra attività molto interessante è quella che noi facciamo con le passeggiate nel paesaggio, cioè di tanto in tanto, o meglio una volta all'anno, siccome gli ecomusei sono inseriti in un network nazionale che li contiene tutti, questo network si chiama Mondi Locali, Local Worlds, ha ideato la cosiddetta giornata del paesaggio, che è un momento in cui l'ecomuseo si presenta alla cittadinanza più diffusa, ed è un momento in cui l'ecomuseo propone delle passeggiate critiche sul territorio. Molto, diciamo, del lavoro svolto dagli ecomusei si rivolge proprio agli abitanti stessi, prima che all'esterno, cioè è un modo per svegliare le coscienze di un territorio, per cui queste passeggiate si fanno non con l'intento di andare a vedere qualcosa di bello sul territorio, quanto per sensibilizzare i propri concittadini verso alcune criticità del territorio, per cui è probabile che queste passeggiate siano fatte per arrivare su un punto critico, una discarica a cielo aperto, piuttosto che un luogo problematico del territorio, proprio per poter creare un'opinione pubblica, un movimento di opinione più diffusa. Ma ci sono anche delle ciclopasseggiate organizzate appunto per arrivare in posti, diciamo, in questo senso anche, diciamo, di un certo pregio, per poi arrivare anche alla promozione del territorio. Abbiamo sempre un canale aperto con in questo momento Puglia Promozione, sono già 3-4 anni che Puglia Promozione, Open Days nello specifico, ci ha puntato gli occhi addosso, per cui siamo inseriti nel cartellone delle proposte al turista, al visitatore a livello regionale, e anche questo, insomma, significa visibilità. Ecco che piccoli nuclei, piccoli paesini sperduti, come può essere Neviano piuttosto che Tuglie, no? Fuori da dinamiche o da circuiti più battuti, possono avere anche una visibilità all'esterno. Dunque, per entrare un pochettino nel vivo della nostra lezione riguardante le mappe, dunque, accendiamo quest'altro. Questa era un po' una presentazione per raccontarvi di una cornice entro la quale ho sperimentato questa lettura partecipata del paesaggio. Dunque,
Da dove partiamo? Allora, noi quando immaginiamo un territorio immaginiamo delle infrastrutture, strade, piuttosto che elementi visibili. In realtà il territorio contiene in sé molti più elementi, più riferimenti di quanto noi possiamo immaginare. Per cui, voglio dire, quello che vediamo è il risultato di qualcosa, di un lavoro svolto nel tempo, cioè gli abitanti che hanno plasmato nel corso dei secoli gli elementi che abbiamo sotto gli occhi. Quindi l'insieme delle tracce materiali, siano esse costruzioni piuttosto che le modifiche del paesaggio, terrazzamenti, assieme alle tracce immateriali, e quindi per tracce immateriali noi intendiamo le leggende, le peculiarità linguistiche, la gastronomia, fanno parte tutti assieme definiscono meglio il patrimonio culturale di un luogo, che è quel patrimonio culturale di cui si occupano gli ecomusei e che attraverso le mappe di comunità devono venire fuori. Dunque, perché uno decide di fare una mappa di comunità? Sia ben inteso, abbiamo parlato di ecomusei. Gli ecomusei spesso utilizzano questo strumento per leggere la realtà e per immaginare anche un futuro diverso. In realtà potrebbe anche non essere che le mappe di comunità nascono, no, in un ecomuseo, potrebbe essere che un'associazione X, un'amministrazione, utilizza questo strumento per altre motivazioni, così come può anche darsi che l'ecomuseo reputi superfluo questo genere di lettura e quindi non lo faccia, quindi non è così automatico. Diciamo che gli obiettivi di una mappa di comunità sono appunto quelli che dicevamo prima: rendere nota soprattutto agli abitanti la ricchezza del luogo in cui si abita, perché attraverso la mappa di comunità ci si fa un discorso collettivo, tutto interno alla comunità, e si medita su alcuni elementi che hanno valore per la comunità residente, su quali elementi questa comunità vuole preservare e tramandare nel tempo, perché irrimediabilmente la società contemporanea ci ha un attimino scollegato, no, dalle nostre radici. Ciò non vuol dire fare un amarcord, essere nostalgici. Le operazioni di mappa di comunità ed ecomuseali non sono virate verso il passato, ma vogliono in effetti recuperare le chiavi interpretative, no, di un certo discorso che noi abbiamo un pochettino perso nel tempo. Per cui il primo obiettivo è quello di rendere nota agli abitanti stessi del territorio la ricchezza del territorio in cui abitano. Poi, in effetti, recuperare appunto le informazioni che sono state dimenticate, si sono stratificate nel territorio, innanzitutto per gli abitanti, ma anche per quel discorso che facevamo prima: quando si legge il territorio e quando lo si vuole organizzare o pianificare, i tecnici possono arrivare, diciamo, fino a un certo punto. Con queste modalità noi riusciamo anche a intercettare, a recepire altri tipi di informazioni. E ovviamente le mappe di comunità sono fatte dalla comunità per la comunità. Allora, noi vedremo un po' di immagini, e intanto sono immagini di mappe di comunità, una diversa dall'altra, e deve essere così, non c'è una codifica o un modo di rappresentare. Ogni comunità si disegna la propria carta d'identità e ogni comunità la capisce, la comprende, perché difficilmente un visitatore o un esterno potrebbe capire che cosa significa quel disegno messo in quella posizione lì della mappa. È un esercizio di autorappresentazione, fondamentalmente, che la popolazione fa per leggere e per comprendere se stessa. E ovviamente lo fa in una maniera e con una modalità che sia accessibile a tutti. Ecco perché le mappe sono questi disegni anche molto belli, magari anche molto elementari, no? Uno potrebbe dire: qual è la valenza di questo strumento? È un disegnino. Beh, però dietro quel disegnino c'è una serie di rimandi, no? Il lettore, colui che vede questa mappa, che è del posto, fa una serie di rimandi, di richiami che portano poi a tutta una serie di discorsi. Dunque, abbiamo detto, insomma, che le mappe di comunità possono essere utilizzate appunto per ampliare il quadro delle conoscenze, soprattutto nel piano, sul settore della pianificazione territoriale. In realtà, che cos'è una mappa? Al di là, diciamo, degli esiti, come dire, formali, no, estetici, alla mappa di comunità non viene richiesto di essere innanzitutto bella. Non è mica detto che una mappa bella sia significativa, l'importante è il messaggio che la mappa trasmette a chi la sta guardando.
Ma la cosa più importante non è il risultato finale oppure l'aderenza effettivamente alle distanze. Noi sulla mappa di comunità non ci dobbiamo muovere, non è una cartina dove no, ho un punto di riferimento e quindi mi so muovere sul territorio, no. La mappa di comunità è prima di tutto un processo di partecipazione. È più interessante quello che c'è prima di arrivare alla realizzazione che non l'esito stesso, perché questo significa aver intavolato tutta una serie di incontri, di ragionamenti con la popolazione, averla sensibilizzata a tal punto che alla fine hai costruito, a me piace pensare non allo sviluppo del territorio, quanto allo sviluppo della comunità, cioè questo senso di appartenenza, hai ripristinato quella che il mio professore dell'università chiama la coscienza di luogo. Non c'è coscienza delle proprie radici, del luogo dove si vive, se non si ha la conoscenza. Quindi probabilmente questa è un'esperienza didattica sicuramente, ma è un'esperienza prima di tutto culturale. Sicuramente quando facciamo questi percorsi non è il caso di metterci dentro effettivamente solo quello che è bello, no? Che è paesaggisticamente più valido, no? Nella nostra accezione di paesaggio pensiamo il paesaggio è sempre la bella veduta, qualcosa di romantico. Allora, nei percorsi che facciamo con le persone vengono fuori anche luoghi anonimi che però sono carichi di significato per quelle persone. Ad esempio, mi è capitato molte volte di inserire nelle mappe di comunità delle piazze di periferia piuttosto che l'oratorio costruito negli ultimi 20-30 anni, perché per la popolazione rappresenta un punto di riferimento, ci fanno una serie di attività, poi magari tra 20-50 anni quei luoghi non avranno più senso, ma oggi fotografa una realtà. E quindi va inserita. Quindi è come se noi stessimo comunque tramandando agli altri qualcosa che per noi in questo momento ha valore. Nello stesso tempo, quando le persone magari ti indicano anche delle criticità sul territorio, beh, nello stesso momento stanno denunciando una situazione che poi chi di dovere deve provvedere a sanare, ma alle volte la cosa bella è che da queste situazioni di riflessione ci sono anche degli input che ti aiutano a vedere come risolvere, no? la situazione. Quindi non è un'esperienza fine a se stessa, come siamo belli, ma è anche un'esperienza che ti dà la possibilità di immaginare un futuro, perché quando le persone poi le metti nella condizione di ragionare, poi da lì escono anche degli input su come risolvere alcune situazioni. Quindi la cosa più bella è che finalmente con questa esperienza il cittadino si sente protagonista e si sente effettivamente valorizzato in qualità di esperto. Cioè, la cosa più bella di queste esperienze è che ognuno può apportare un proprio contributo. Una cosa che non è facile all'inizio, la gente che si avvicina ai laboratori ecomuseali dove vengono redatte le mappe è un po', diciamo, diffidente, no? E comincia a essere, dice, no, che cosa ho da dare io, no? Che non è stato già detto. In realtà, quando le persone vengono messe nella condizione di esprimersi, sono una miniera di risorse inimmaginabili. Tocca magari al facilitatore, a colui che gestisce queste riunioni, queste cose, cercare di capire che cosa puoi tu dare come contributo alla realizzazione dell'opera. Dopodiché è tutto un fluire, per cui si comincia con poche persone, 3-4 così, che vengono molto incuriosite, per poi arrivare in una realtà di 3-4.000 persone. Già quando hai raggiunto 30-40 persone, beh, insomma, hai già raggiunto il tuo obiettivo. Però è un percorso che va nel tempo, non puoi immaginare di avere subito nelle prime riunioni una platea, anche perché sono discorsi che non hanno molto appeal, no? Se non per pochi addetti al settore. Dunque, le mappe di comunità però non le abbiamo inventate noi, non le abbiamo inventate noi in Puglia, neanche in Italia. Sono state in realtà importate. È un'esperienza che è nata negli anni 80 in Scozia attraverso un'idea che il Common Ground, un'associazione di valorizzazione del territorio, ha lanciato alla fine del millennio. Loro si sono detti, ragazzi, stiamo arrivando quasi al 2000, probabilmente al 2001 ci sarà l'apocalisse, moriremo tutti. Cerchiamo di fare una riflessione sull'oggi per cercare di fare un affresco di che cosa siamo, di che cosa eravamo, in maniera tale da lasciare una testimonianza all'esterno. Tant'è che queste parish map, chiamate così, all'inizio furono chiamate millennium map, proprio per questo motivo. Perché parish map? Parish è un termine di derivazione anglosassone che significa appunto parrocchia.
La parrocchia in Inghilterra, insomma, come da noi, è la piccola comunità, no? Quindi ecco che capiamo la mappa di comunità, cioè questo genere di esperienza difficilmente la possiamo calare in realtà cittadine come Taranto, Brindisi o Bari, no? Sarebbe troppo dispersivo. Le realtà di lettura partecipata del paesaggio si fanno in piccola realtà, parish map, dove c'è il vicinato, ci si conosce tutti, si ha, diciamo, una certa dimestichezza e conoscenza dei luoghi di cui si parla. Quindi noi abbiamo importato le parish map dall'Inghilterra. In soldoni, ora non esiste un metodo, una metodologia per poter costruire una mappa di comunità con la popolazione. Io stesso mi sono documentato su esperienze nate e realizzate in Piemonte piuttosto che in Trentino. È molto sperimentale come cosa, non c'è un elenco, una cosa, però più o meno le cose poi si somigliano. Il bello di questi percorsi di partecipazione è che poi virano e prendono altre direzioni a seconda no, dell'interlocutore che hai, no? Del grado, no? Del livello culturale delle persone che partecipano. Però diciamo almeno le prime fasi possono essere codificate e possono, cioè c'è una sorta di checklist, no? Diciamola così. Innanzitutto bisogna informare e sensibilizzare la gente. Allora, preliminarmente alla diffusione pubblica dell'iniziativa, occorre fare tutta una serie di incontri preliminari, no? Per vedere, tastare un pochettino il terreno e quindi incontrarsi con amministratori piuttosto che scuole per capire se è opportuno o meno o se almeno c'è un certo interesse. Subito dopo aver fatto queste riunioni preliminari, questi incontri preliminari, si può lanciare l'iniziativa pubblica per cui si spiega in questo contesto i motivi per cui si vuole far nascere un ecomuseo, perché si vuole realizzare una mappa di comunità e si cominciano, diciamo, a invitare le persone. È chiaro che all'inizio, come dicevo prima, c'è una sorta di diffidenza, soprattutto considerate che quando si parla di territorio uno c'ha sempre in mente piani regolatori, pianificazione, quindi interessi individuali o addirittura speculazioni, quindi se non è qualcosa dove io posso venire per rivendicare un mio interesse, non mi interessa. Per cui alle volte vengono delle persone pensando che si stiano facendo, no? Le lottizzazioni piuttosto che questa roba qua. In realtà è facile capire che non si tratta di questo. E tutto questo materiale poi magari può essere trasferito su quell'altro versante, ma non è di questo che si tratta, che si parla. La cosa bella è che all'inizio vengono le persone interessate, coloro che si occupano, no, di cultura locale, che magari hanno scritto dei libri. C'è anche il problema che queste cose alle volte vengono anche snobbate da coloro, no, quelli che fanno, no, in ogni paese c'è lo storico locale, vengono un po' prese, no, come dire, snobbate in qualche modo. Perché ritengono queste esperienze che non possono aggiungere altro a cose che hanno già detto o che comunque rappresentano insomma cultura bassa. In realtà la cosa più bella è che poi dopo un po' vengono pure loro a partecipare perché si rendono conto che anche attraverso il racconto di un nonno, di un agricoltore, c'è tutta un'altra storia che forse neanche gli storici locali riescono a intercettare. Quindi acquisiscono informazioni anche loro e si arricchiscono. E anzi, è molto bello quando poi queste persone vengono perché portano un contributo, si eleva, diciamo così, il contenuto delle discussioni. Ovviamente bisogna sempre stabilire un luogo dove questo laboratorio per la costruzione della mappa si svolge. Ovviamente scegliendo prima di tutto un luogo che sia accessibile e conosciuto da tutti. Quindi stabilire insieme alle persone quando bisogna, come dire, incontrarsi, perché insomma, no? Non è che uno è vincolato a una tempistica. In realtà ci siamo accorti che il miglior modo per poter portare avanti queste attività è quello di non essere molto stringenti, di non vedersi spesso, ma neanche troppo tardi. Spesso no, perché diciamo, rischi di non dare il tempo alle persone di comprendere quello che stiamo facendo. Troppo tardi significa poi spegnere gli entusiasmi, no? Per cui direi che un paio di settimane sono il tempo necessario affinché si sedimenti l'idea di quello che si sta facendo e ci si attrezzi, perché insomma poi alla fine ci arriveremo. Si sguinzaglia sul territorio tutta una serie di persone che vanno a intervistare gli altri, vanno a coinvolgere gli altri, quindi bisogna dare il tempo tecnico di fare tutte queste serie di attività. Quindi
stabilito il luogo, ritmi e tempi, si forma il gruppo. Dunque, per facilità di organizzazione, ci siamo accorti che, insomma, quando ci si mette intorno a un tavolo, intorno con le sedie a parlare, si rischia di iniziare a parlare da una cosa e poi si arriva da tutt'altra. Quindi, per cercare di sistematizzare un pochettino i ragionamenti e dargli un ordine, il gruppo di lavoro, che ripeto, all'inizio è piccolo, però poi si sviluppa come numeri nel tempo, intanto è molto diversificato per età, ruolo sociale, anche per capacità e competenze. Quindi questo già ti pone, no, dei problemi di relazione, devi sempre capire l'interlocutore che hai di fronte. Ma poi pone anche un altro problema. Quando il gruppo è formato da persone anziane, inevitabilmente queste persone capitalizzano un po' i discorsi, perché sono quelle persone che poi si mettono a parlare, bla bla, e non se ne esce più, che è molto interessante. I giovani che vengono apprendono un sacco di cose, ma bisogna dare a tutti il modo e il tempo di potersi esprimere. Anche a colui che apparentemente non ha niente da dire, bisogna, diciamo, stimolarlo e, diciamo, zittire in qualche modo quelli che sono fiumi in piena. Dicevo, per poter mettere ordine a tutti questi discorsi, in qualche modo si incasellano i discorsi. Allora, si parla in un ciclo di riunioni del patrimonio costruito, piuttosto che del patrimonio agro-silvo-pastorale, piuttosto che del patrimonio archeologico, delle tradizioni, piuttosto che dei mestieri, in maniera tale da lavorare un pochettino per layout, no? Come se noi sulla mappa nuda potessimo poi applicare tutta una serie di ragionamenti. La cosa prioritaria prima di mettersi a lavorare sulle carte è quella di definire l'ambito. Allora, una cosa che si fa spesso è di venire in questi laboratori con le cartine topografiche, insomma, le carte che ci vengono fornite dagli uffici tecnici, o aerofotogrammetrie, che, come dicevamo prima, sono carte molto asettiche, cioè comprensibili soltanto dai tecnici, e che però alle popolazioni non danno molto. Allora, che cosa si fa in genere? Si scarnificano queste, siccome lavoriamo anche qui su layout, cerchiamo di dare proprio dei pochi elementi, nel senso che comunque devono essere degli elementi che servono alle persone per orientarsi, per capire dove stiamo sul territorio, ma lasciamo pochi elementi di riferimento, il centro urbano piuttosto che le grandi arterie di collegamento, in maniera tale che nel tempo si costruisca mano a mano con gli elementi che provengono dalle discussioni, dal laboratorio, poi, no, si vanno ad inserire altri elementi su questa cartina. E ovviamente bisogna anche definire un ambito, che molto spesso non è quello del limite amministrativo. Allora, una cosa molto bella, i limiti amministrativi sono una conquista piuttosto recente, diciamo, no? Forse del secolo appena passato, quando si definivano i limiti comunali, provinciali, bla bla. La cosa bella è che le mappe di comunità ti chiedono fin dove tu senti proprio il tuo territorio, fin dove arriva la tua percezione del territorio. E molto spesso si hanno delle sorprese. Immaginate, in un paese del Salento abbiamo esteso l'ambito di indagine oltre i confini comunali, perché oltre quel confine comunale esistevano delle cave dalle quali, no, i residenti, gli abitanti, traevano la materia prima per costruire le case. Per cui, anche se oggi quelle cave stanno in un altro comune, comunque il rapporto col territorio è stabilito proprio da questo uso, no? Uso appunto degli abitanti. Per cui poi si cominciano gli incontri e le riunioni. Gli strumenti. Uno degli strumenti, abbiamo detto che è molto escludente quando uno parla di territorio, potrebbe essere escludente per una platea molto diffusa di abitanti, perché pensano che sia qualcosa legata più all'urbanistica quanto tale. Per cui, come fare a intercettare ed aggredire persone per poterle fare partecipare, nonostante i fatti, le locandine, i comunicati stampa, la presentazione pubblica? Un modo molto efficace è quello di somministrare dei questionari ai ragazzi delle scuole, perché in qualche modo, come compito a casa, questo questionario gli arriva in famiglia, per cui in qualche modo si... Ma tanti, cioè proprio... al laboratorio e servono, diciamo, a
a definire o perlomeno a lanciare, diciamo, degli input nelle prime riunioni, cioè a partire almeno da una base. E analizzando le risposte dei bambini, che possono essere anche molto infantili, però comunque rappresenta una base di partenza. E allora l'idea è questa qui, cioè l'idea è provare a pensare. Era un luogo di aggregazione molto forte, perché in quel posto c'erano tutta una serie di locali, pizzerie, cose varie che per i ragazzi rappresentano appunto un punto di riferimento. Abbiamo dovuto tenerne conto. Si accumulano carte e cose varie, intanto per individuare anche è un lavoro anche di confronto con il passato. Una cosa che facciamo spesso è anche quella. Storica anche cercare nei nostri archivi familiari se ci sono anche foto d'epoca per poter aiutare poi colui che disegna fisicamente la mappa. Quindi si fa questa raccolta collettiva di foto e si rende anche necessaria un'altra cosa, cioè quando facciamo le riunioni ovviamente sentiamo il bisogno di andare a toccare con mano quello che si sta dicendo, quello no, che si sta che il frutto dei nostri ragionamenti. Diciamo che alle volte è più un'esigenza che non nasce effettivamente nel cittadino che frequenta il laboratorio, ma nasce nel facilitatore o nell'equipe che sta studiando. Perché? È bene che il facilitatore sia sempre una figura esterna al contesto, perché non è credibile una persona del posto, no? Una persona del posto sa già tutto, quindi rapportandosi con persone diverse dice vabbè, tanto le sai, che mi stai a chiedere? Invece una persona esterna è più credibile, però la persona esterna non è calata nella realtà, quindi quando qualcuno ti parla di qualcosa che tu non conosci, è difficile, no? Per cui chiedi alle persone di farti accompagnare sui posti, farti accompagnare fisicamente, per cui si organizzano passeggiate del laboratorio, ma le passeggiate non sono soltanto un momento di un'escursione, un momento un po' di svago, cioè c'è una passeggiata abbastanza critica. Quando tu passeggi, cammini con le persone, oltre a chiedere le persone si stanno anche confrontando. Allora c'è un elemento critico molto interessante, che è quello di guardare le cose nella totalità e cominciare anche a esprimersi, a dare dei giudizi o a fare delle critiche. Anche questo è un momento di crescita nel laboratorio, non è soltanto una passeggiata, fammi vedere questo e quell'altro, ma è un confronto continuo, uno scambio di opinioni interno al laboratorio. Dunque, le aree tematiche abbiamo visto potrebbero essere riassunte in 5 aree molto grandi, quindi il patrimonio naturale, si indagano le caratteristiche paesaggistiche, tutto ciò che ha a che vedere con appunto l'ambiente. Oppure il patrimonio costruito, tutti gli edifici storici, ma anche l'architettura minore. Ecco, una cosa che dobbiamo sempre tenere presente è che le mappe di comunità non devono far vedere per forza le eccellenze di un territorio, anzi è preferibile far rilevare tutta una serie anche di edilizia minore, di costruzioni, no, tipiche del territorio, come, no, non so, i trulli piuttosto che i muretti a secco.
piuttosto che i monumenti, le chiese, che va da sé, insomma, sono elementi sempre particolari e identificativi. Poi c'è l'ambito dei costumi, delle tradizioni, cioè come dire, si interrogano le persone su tutta una serie di usi del territorio. Ecco che qui c'è la prima: se da un certo punto di vista grafigizzare nella mappa di comunità un elemento fisico è molto semplice, no? Fai il disegnino, la chiesa, il palazzo baronale, bla bla. La cosa più difficile è quando poi cominci, no? Devi rappresentare l'aneddoto oppure una leggenda. Per cui lo sforzo del disegnatore deve essere quello proprio di raccontare attraverso uno o pochi disegni un qualcosa che, no? Che descriva appunto. Però questo, diciamo, è la bravura anche del ragazzo, della ragazza che si cimenta nella descrizione grafica. Poi c'è il patrimonio archeologico. E poi tutta una serie di saperi e produzioni locali, diciamo legati molto ai mestieri della tradizione, alle tecniche di lavorazione artigianale e ai saperi che si sono un attimino persi nel tempo. Ovviamente, quando tu hai raccolto tutta una serie di dati e di informazioni, c'è il momento topico della situazione, quello di trasferire attraverso il disegno tutto il frutto dei ragionamenti. Per cui, siccome abbiamo detto che la mappa di comunità è un processo fondamentalmente, è più importante il processo di partecipazione che il risultato, siccome stiamo facendo partecipare le persone, bisogna trovare all'interno delle persone che partecipano una persona che si incarica di disegnarla. Diciamo uno sforzo in più che si richiede, perché insomma ci vuole tempo, volontà, comunque ti devi sempre mettere a disposizione con gli altri, perché sono gli altri a indicarti cosa devi disegnare, come lo devi disegnare. Il più delle volte riusciamo a trovare qualche anima buona che si dedica e quindi insomma questa persona si incarica del disegno, un disegno che diciamo, è il più libero possibile. Ogni artista fondamentalmente che padroneggia una tecnica artistica piuttosto che l'altra indica, ma diciamo le indicazioni provengono sempre dai partecipanti del laboratorio, per cui si può utilizzare tecniche acchina, acquerelli, piuttosto che collage fotografici, oppure, lo vedremo dopo, insomma, si può implementare la mappa anche con dei video. Oppure realizzare la mappa con la computer grafica, o addirittura in alcune mappe di comunità del Trentino si può addirittura, diciamo, ricamare, siccome c'era una produzione, no, delle maestranze ancora molto forti, donne che ricamano, e hanno deciso di realizzare questa mappa con questa tecnica. Ovviamente tutte le mappe in sé sono. Vi ho portato qui in consultazione un po' di materiale. Vedete, alla fine diventano anche dei prodotti artistici, se vogliamo, no? Diventano anche prodotti che possono essere commercializzabili, prodotti comunque di un certo tipo. Ecco, per esempio, la mappa di comunità, questa ricamata, diventa anche, no, una cosa molto, molto apprezzabile. Ovviamente ogni tanto il laboratorio si deve sempre confrontare con l'esterno, nel senso che un conto è ragionare in 10-15 persone, quindi avere informazioni da queste persone, un conto è esporsi anche con l'esterno, in maniera tale da verificare, da confrontarsi anche con il resto della popolazione che per un motivo o per l'altro non partecipa alle riunioni. Per cui è importante anche mettersi un po' allo scoperto, dire noi in questi mesi abbiamo fatto questi ragionamenti, voi dateci ulteriori input o meglio ribaltateci, no? Il nostro pensiero. E quindi si organizzano mostre piuttosto che eventi, diciamo, pubblici. La versione poi definitiva della mappa la si presenta in un evento pubblico, più ufficiale, tutto quanto, e ovviamente tutto quel materiale, i quaderni, le mappe possono diventare anche veicolo di promozione, si possono fare cartoline piuttosto che gadget, calendari e quant'altro. Il tutto per poter, diciamo, mantenere all'interno del contesto comunitario un discorso, ma anche per pubblicizzarlo, verso l'esterno. Allora, adesso vi faccio vedere un pochettino.
Allora, qui un'altra breve presentazione in cui diciamo, facciamo una sintesi insomma, dell'iter più o meno per la redazione delle mappe. Abbiamo detto gli incontri preliminari di sensibilizzazione presso la comunità, la presentazione alle scuole, campagne di informazione e poi la presentazione pubblica. Questo è il momento diciamo, iniziale della costruzione. Poi si realizzano i primi incontri con la formazione del gruppo di lavoro, la definizione dell'area di indagine e il coinvolgimento delle scuole attraverso i questionari di cui abbiamo parlato. Poi si fanno una forma di censimento dei saperi. Attraverso le riunioni tematiche si consultano testi e documenti, quello preliminarmente, si osservano direttamente, si interagisce con le persone, intervistandole e raccogliendo diciamo, informazioni da attori privilegiati. E si realizzano i sopralluoghi o le passeggiate a momenti conviviali, che sono momenti anche importanti, approfondimenti culinari, anche diciamo, attraverso la gastronomia si può parlare di cultura o di tradizioni del territorio. Poi si arriva alla fase dell'elaborazione dei dati e alla rappresentazione fisica e alla divulgazione della mappa. Vedete qui in alto a sinistra. Il quaderno, che sono quei quaderni che vi ho portato. Non è necessario ogni volta fare un quaderno, nel senso che la mappa di comunità dovrebbe concludersi con il disegno. I quaderni altro non sono che una sorta di diario di bordo, un report di quello che è stato fatto, cioè significa descrivere un po' il processo, da dove si è iniziati e dove si è arrivati, e magari essere anche come dire, supporto alla lettura della mappa, perché molto spesso, come abbiamo detto, la mappa è un po' ostica nei confronti di coloro che non sono del posto, per cui all'interno del quaderno ci possono essere degli input poi che si vanno a ritrovare appunto nella mappa. Serve fondamentalmente a quello. Vedete qui sopra delle foto dei fogli sparsi. Ecco, una delle modalità con cui poi si costruiscono le mappe sono proprio quello di lavorare per piccoli disegni, per piccoli bozzetti. Perché in questo modo hai la possibilità intanto di studiare e di capire come vuoi costruire questa mappa, il formato orizzontale, verticale, grande, piccolo, quello che vale. Ma con i bozzetti, una volta scansionati, ti puoi gestire lo spazio nella maniera che più ti aggrada. Quindi si lavora in piccolo, cioè le mappe di comunità non si disegnano tutte in una volta, si disegnano per composizioni e con l'aiuto appunto di questi piccoli bozzetti. Poi ci sono le presentazioni pubbliche. Ecco, la fase successiva rispetto alle mappe di comunità sono i consigli che il laboratorio ecomuseale, il laboratorio della mappa di comunità, dà alla popolazione residente. Allora, abbiamo fatto questa sperimentazione. Abbiamo cercato di guardarci attorno in maniera però critica. Nel senso che abbiamo censito sul territorio tutte quelle criticità, sia a livello ambientale, ad esempio abbiamo censito le discariche abusive piuttosto che i luoghi problematici, un po' per poter sensibilizzare coloro che devono poi porre soluzione, e un po' per sensibilizzare la popolazione stessa. E poi abbiamo fatto un'altra serie di ragionamenti anche per quanto riguarda le tecniche costruttive, i valori e i disvalori sul territorio, alcune pratiche, buone pratiche che vogliamo conservare e altre invece che rifiutiamo. Questo significa fare un approfondimento, cioè andare per esempio nel centro storico e vedere, non so, le facciate delle case, come erano costruite una volta e come sono adesso, gli infissi, quali sono i consigli che l'Ecomuseo dà qualora uno volesse, no, ristrutturare una casa. Tutto materiale che può essere, come dire, introiettato anche dagli uffici tecnici per avere una sorta di abaco, no? Cioè un aiuto alla popolazione che ti indica quali sono gli elementi costruttivi o gli elementi accessori che sono identificativi di quel posto. Quindi è un elemento anche di conoscenza ulteriore. Quindi, ecco, qui per esempio vedete, abbiamo fatto una serie di confronti tra le porte realizzate in legno con un certo stile, le porte magari realizzate in alluminio di anticorodal, che ne so, le chianche nel centro storico piuttosto che l'asfalto. Diciamo, per confronto abbiamo dato una serie di indicazioni sia alla popolazione residente che a coloro poi che rilasciano autorizzazioni varie. A San Vito dei Normanni, per esempio, abbiamo fatto un'ulteriore esperienza, quella dei cosiddetti CAUA, cioè i consigli di architettura, urbanistica e ambiente. Cioè, assieme alle persone
del posto, manovali, maestranze varie, abbiamo cercato di descrivere alcune tecniche costruttive, quindi penso alla realizzazione di muretti a secco oppure alla realizzazione, a San Vito va per la maggiore, la cosiddetta rezza, che sono queste, tende fatte di legno, e quindi abbiamo fatto capire di più rispetto a quanto non si fosse a conoscenza di questo fenomeno, intanto il processo, cioè la lavorazione. E poi abbiamo definito anche una tipologia costruttiva, la cosiddetta lamia. Dunque, c'era un problema lì a San Vito dei Normanni, non riuscivano a capire la differenza tra trullo, lamia, masseria e cose varie, anche perché l'ufficio tecnico nei loro regolamenti edilizie dava possibilità di ampliamenti ai trulli e alle lamie no, insomma c'era un po' di confusione. Quale miglior cosa che chiedere alla popolazione, che già probabilmente aveva pure vissuto, no, i loro nonni, di descrivere quali fossero i caratteri distintivi di questa costruzione? Beh, alla fine siamo riusciti a capire che cos'è una lamia piuttosto che cos'è, no, che cosa sia un trullo, e questo l'abbiamo fatto assieme ai partecipanti, insomma, del laboratorio. Vedete, qui ci sono gli elementi fondamentali, come può essere costruita, no, la lamia, come bisogna costruire la copertura, le murature e che cosa invece non lo è. Poi abbiamo fatto siccome queste carte, le mappe di comunità, per quanto belle e significative possono essere, sono sempre, insomma, delle rappresentazioni, dei disegni che o sono supportati da quaderni, quindi con un minimo di descrizione, oppure magari ci si può mettere delle didascalie, insomma, ma giusto il sunto. È nata l'esigenza di poter implementare l'informazione di una mappa di comunità aggiungendo un grado di interazione, cioè abbiamo fatto delle video interviste, quindi intervistato i testimoni del posto, che all'inizio erano un po' ritrosi verso questa modalità, no? di interazione. Molti, no, si vergognavano, ma che cosa c'ho da dire? Vabbè, poi si preparano. All'inizio abbiamo iniziato con 2-3 persone, alla fine non sapevamo più dove mettere questi video. Li abbiamo caricati su un canale YouTube e poi li abbiamo caricati su questa mappa online, dove cliccando su ogni singolo elemento ti si apre una finestra con il video e l'approfondimento, che può durare 2-3 minuti, ma anche 10 minuti, voglio dire, diventa un testo, un ipertesto, una enciclopedia. Bene, vabbè, qui c'era un video comunque. Vabbè, è missing, è sparito. E quindi abbiamo continuato così. Dunque, adesso, se esco da questa parte, facciamo una breve carrellata anche delle mappe. Mi sembra che... Allora, cominciamo con le Parish Map. Queste sono le famose mappe che nascono in Scozia negli anni 80. Diciamo che le mappe di comunità italiane devono molto a questo, quindi molti si riferiscono anche come concezione, no, della grafica, quindi c'è sempre una cornice, per esempio, un'intestazione. Ecco, questi sono alcuni esempi, tu vedi? Ecco, vedete, in alto, Millennium 2000. Ovviamente non c'è mai rispondenza tra la realtà, la cartina e la mappa di comunità, cioè c'è sempre un certo grado di aberrazione anche nelle distanze, che abbiamo detto all'inizio, non ci dobbiamo muovere sulle mappe, ma servono un po' a rappresentare i caratteri identificativi del territorio. Ecco, questa è una più estesa.
per arrivare poi alle mappe italiane, la maggior parte delle quali è stata realizzata appunto negli ecomusei. Queste sono le ultime carte, insomma, realizzate. Ecco, questa è già una modalità molto più professionale, diciamo, no? Su una cartografia tecnica, poi sono state inserite colori piuttosto che icone di riferimento, ma già questa ha un altro linguaggio. Ovviamente poi si decide la modalità di rappresentazione, nel senso che si può scegliere la vista zenitale, quindi dall'alto ortogonale, piuttosto che una vista magari a volo d'uccello, per poter rappresentare meglio degli elementi che identificano il paesaggio. Queste sono le mappe di comunità toscane dell'Ecomuseo del Casentino. Ma anche con semplici tratti, cioè una mappa di comunità non ha bisogno di essere satura di elementi o di informazioni. Questa è la mappa di comunità della città di Parabiago. Tra l'altro questa è molto interessante, forse la mappa interattiva l'abbiamo un po' mutuata e copiata da questa, non tanto per le video interviste, quanto loro hanno fatto un discorso di raccolta sul territorio anche dei suoni della città. Quindi il suono del mercato, il suono del traffico, il cinguettio degli uccelli nel parco, quindi è una mappa molto una mappa sonora, diciamo così, no? Con la quale si può interagire tramite il computer. Ecco, una mappa simile a quella del interattiva che abbiamo fatto a Naviano è questa della mappa di comunità della Valle Santa, sempre in Toscana. Anche questa, cliccandoci sopra, si aprono delle piccole video interviste. Poi vabbè, questa è una mappa per esempio che ha una ridondanza magari di testi, anche questo insomma è una scelta. Noi abbiamo sempre voluto mettere pochi testi, perché insomma il testo a questo punto ti prendi un libro e te lo leggi, però l'idea è quella di arrivare immediatamente come informazione alle persone, quindi o il disegno o al massimo il video, neanche tanto lungo, sennò poi ci si annoia. Allora, le altre sono, poi stiamo facendo dall'alto verso il basso, arriviamo a quelle pugliesi. Allora, eccole qua. Questa è la mappa di comunità di Cavallino, provincia di Lecce. Ecco, questa è un'altra, la mappa di comunità che è stata fatta dai ragazzi dell'UA, del Laboratorio Urbano Aperto, che forse molti di voi conoscono, per il quartiere di Viale Euca a Lecce. Una cosa molto interessante è quella che ogni strada, piuttosto che avere un disegno, una cosa, ha una frase, ha un concetto, per cui le strade diventano questi racconti. È molto, molto interessante. Questa invece è la mappa di comunità delle Serre di Tullie, un po' scarna se vogliamo, però realizzata con la computer grafica. Questa invece è quella di Acquarica di Lecce, che è un po', rappresenta appunto una donna con le mani sui fianchi. In effetti la cartografia del paese faceva, loro hanno fatto questa rappresentazione zenitale, il limite amministrativo assomigliava molto, diciamo, a un vestito di una donna, per cui si sono immaginata un po' questa cosa antropomorfa. All'interno delle braccia, del viso e delle gambe c'è tutta una serie di descrizioni. Questa è la mappa di comunità di Botrugno, anche questa molto interessante. Ora dall'immagine non si vede bene, però diciamo, è una mappa che è realizzata su un supporto metallico e tutti gli elementi sono delle calamite. Nel senso che loro si sono immaginati questa mappa di comunità costantemente aggiornabile, per cui se in un momento un uliveto si trova da una parte, può anche darsi che tra 10 anni si trovi da un'altra, si sia esteso piuttosto che sia scomparso del tutto. Per cui diventa anche una mappa che, fatta una volta come base, si può aggiornare nel tempo.
Questa abbiamo già vista, la mappa di comunità di Neviano. Diciamo, la mappa di comunità realizzata con due modalità diverse. Ve la faccio vedere una e due. Cominciamo da questa. Questa era la mappa realizzata dall'artista del posto, dal disegnatore. In effetti era un artista, tra l'altro deceduto subito dopo, però abbiamo avuto la fortuna di coinvolgerlo nella realizzazione della mappa. Lui aveva creato proprio dei bozzetti, degli acquerelli, immaginando il territorio in questa maniera, molto diciamo paesaggistica se vogliamo, no? Molto, molto naif, però il risultato è stato questo. È chiaro che non potevamo dire all'artista, l'artista non si può frenare, no? Dire di andare un pochettino più nel dettaglio, per cui si è reso necessario fare quest'altra mappa un pochettino più caratterizzata, diciamo così, che racconta la stessa storia fondamentalmente, gli stessi luoghi o le stesse permanenze, con in più anche ulteriori informazioni, che sono magari queste, con diversi bozzetti siamo riusciti a in qualche modo a raccontare come si costruiscono i muretti a secco, mentre invece sulla parte destra la raccolta delle olive, quindi il ciclo di produzione dell'olio. Mentre invece in questa parte bassa abbiamo voluto raccontare di come si differenzia il territorio. Siccome questo era un posto dove c'era una parte alta che aveva tutta una sua dinamica di sfruttamento del territorio, quindi c'erano uliveti, era molto roccioso, quindi c'erano molti trulli, no? Perché la materia prima erano appunto le pietre vive del terreno, mentre invece la parte bassa aveva tutta un altro uso, essendo più pianeggiante, più piena di pozzi, era più dedicata alle coltivazioni e quindi non essendoci molte pietre, le costruzioni erano o masserie o villini oppure costruzioni realizzate in tufo. Quindi è chiaro che ve la sto spiegando in questo modo: un abitante del posto riconosce già perché ci vive e quindi sa leggere questa cosa. La mappa di comunità di San Vito dei Normanni, per esempio, anche questa un'idea, no, vista dall'alto, ma un po' a volo d'uccello, perché la particolarità di questo posto è proprio la diversificazione del paesaggio. Si parte da una parte un pochettino più in altura, diciamo così, una parte pianeggiante per poi arrivare alla costa. Anche in questo caso abbiamo voluto inserire, per esempio, la Torre Guaceto. Non è nel feudo di San Vito dei Normanni, ma c'è tutto un sistema di relazioni dei sanvitesi verso questa, no, questa spiaggia, questa torre, che valeva la pena di descrivere. Così come abbiamo messo, ad esempio, non è un elemento del paesaggio caratterizzante, ma è un uso. Lì c'era la base NATO, ad esempio, e che ha significato moltissimo per la popolazione di San Vito, per cui abbiamo inserito anche quella. Quindi vedete che non, come poi alla fine si specializza in base al sentore delle persone, no? Quindi sono le persone che ti guidano nella costruzione di queste mappe. Questa è la mappa di comunità di Martina Franca. Dentro c'è un box con tutte le cartine, le mappe di comunità che sono state realizzate per la Valle d'Itria. Queste invece sono le mappe di comunità realizzate nel Foggiano, nella Valle del Carapelle. Poi ce ne sono certe che sono abbastanza elementari, però un po' per il tempo, un po' perché nessuno si applica più di tanto, però alla fine abbiamo visto anche delle belle mappe, no? Fondamentalmente, anche quelle toscane sono molto dettagliate. Ortelli lo conoscete? Ma questo non è una mappa di comunità, questo l'ho messa perché può essere anche una mappa, forse magari l'artista non lo sa. Era una cartolina, no? Una cosa ricordo, che però mi assomigliava molto, no? Come, no? Perché ieri è venuto Rino Carluccio, sì, Carlucci, conosco. che ha fatto la mappa aperta di Ortelli, ci ha fatto Quindi vedere. questo era un artista, anche questo un vedutista, un acquerellista, che invece aveva, cioè ci sono tutti gli elementi di descrizione di un territorio, c'è la mappa, c'è il costume tipico, c'è l'elemento gastronomico e quant'altro, un po' un biglietto da visita. Queste sono invece mappe con dei percorsi escursionistici. Queste
qui addirittura non c'è di sfondo una carta, no? Non c'è neanche un riferimento, c'è solamente, ci sono soltanto delle immagini e dei percorsi. E questa è un'altra che ho trovato su internet e mi piaceva moltissimo, anche un tipo di rappresentazione più tridimensionale. E a proposito di, vabbè, questa è un pochettino, questa è tecnica, questa poteva essere una mappa di comunità, ma in realtà è diventata una di quelle tavole che fanno gli ingegneri, gli architetti, giusto con quattro foto. Ma insomma è significativa perché è stata realizzata a San Donaci, in provincia di Brindisi, se non sbaglio, sì, di Brindisi. E per venire a, diciamo, a forme un attimino più carine, spontanee, allora, tempo fa sono stato invitato presso la Reggia di Caserta per un progetto di realizzazione di mappe di comunità, però nelle scuole. Allora, questo significato, insomma, descrivere a loro una modalità, no, di costruzione, però gli esiti sono stati molto, cioè, superiori a quelli che, insomma, in qualche modo ci aspettavamo, un po' perché i ragazzi sono molto più spontanei, però alla fine, vedete, queste sono le mappe che abbiamo realizzato, anche per farvi capire che, ecco, lì era una sovrintendenza che ha richiesto di fare questa attività nelle scuole, quindi non è detto che, insomma, come dicevamo prima, l'ecomuseo piuttosto che la regione, questi processi di rappresentazione possono nascere ovunque, se si ha l'esigenza, la volontà di fare una riflessione, no? Vabbè, queste sono di ragazzi un pochettino più grandi che hanno dimestichezza col computer, però quello che vi volevo far vedere, la città di Aversa, ecco, allora l'elemento anche tridimensionale. Queste sono delle mappe, secondo me, bellissime, che, se vediamo la mappa intera, ecco, questa era la mappa intera, in piano, bidimensionale, che però al posto delle diascrive delle cose ha questo elemento, insomma, di tridimensionale. Io credo che in Italia non sia stata mai fatta una cosa del genere, l'hanno fatto questi bambini nella loro, diciamo, ingenuità, poca preparazione, però era un fatto, no? Cioè aprire una finestra, il pop-up, anche un elemento un po' creativo, e poi la descrizione, un po' a fisarmonica che si apre. Certo, non è una carta che si può riprodurre, è un elemento unico che però si può consultare, molto più interattivo. Queste sono un po' più... Ecco, vedete, qui c'è un'altra. Una piccola questa. Bene. Domande? Pausa. Caffè? Ho visto che lui si era addormentato un po'. No, beh, in realtà io era questo che, insomma, che volevo dirvi, ecco perché, insomma, non è. Però vi ho portato anche, diciamo, delle quaderni, insomma, materiale finché, insomma, si possa capire quanto di queste esperienze si stanno portando avanti non solo in Puglia, anche in altri posti d'Italia, e come siano poi diversificati molto gli esiti, no? Come la cosa sia sempre esperienziale, cioè, non abbiamo detto prima, non c'è un catalogo, un elenco di cose da fare, ma tutto poi alla fine si, non dico si improvvisa, ma si calibra in virtù delle persone che è di fronte e di quello che loro vogliono esprimere. Quindi sono sempre disegnate comunque da un abitante. Sì. No, in realtà è questo che si cerca di fare, cioè il processo va... si conclude quando tu hai coinvolto tutte le persone, nel senso, cioè, sarebbe stupido poi che il facilitatore o l'esperto che si mette lì a disegnare. In alcuni casi è successo anche questo, non abbiamo trovato delle persone disposte a disegnarle, per cui si è incaricato Aldo piuttosto che Francesco nel disegno, ma insomma è bene che sia una persona del posto, anche perché ci mette l'impegno, la passione, ci mette anche qualcosa di suo, no? Nella rappresentazione. Pausa, tema.